Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Come ho già detto, come avete letto dal titolo, raga, indovinate un po', GTA 6 rompe GTA 5. E la cosa è grave. Perché, raga? Perché se GTA 6 sta rompendo GTA 5, c'è solo un piccolo motivo che non è tanto piccolo. Su GTA 5 stanno iniziando a incrementare delle nuove cose, dei nuovi metodi di vendita e siamo arrivati fino al punto di cambiare le leggi del gioco, raga. Potreste essere bannati per una cosa che magari avete sempre fatto, che magari per voi fa parte del gioco, che fa parte di GTA da 10 cavolo di anni. Di cosa sto parlando, raga? Sto parlando di queste determinate cose. Come vedete dal newswire, raga, di Rockstar, praticamente hanno aggiornato le politiche, come già ben sapete, e hanno bannato un sacco di account mod perché, come ho già detto in un altro video, ve lo lascio magari in descrizione o ve lo andate a cercare, raga, un tizio di Rockstar ha comprato un account moddato, hanno trovato il seriale degli account moddati. Dei cloni e tutti i cloni fatti da quell'account, praticamente diciamo di partenza, fuori tutti. Quindi non si sa mai che ne hanno comprati vari e ne hanno fatti bannare a migliaia, e se non di più. Comunque, sì, direi proprio di più. Allora, partiamo da una cosa stupida, raga, stupida, ma che secondo me forse è l'unica cosa giusta, per quanto sia stupida. Chi? Voi? Perché io no, mai fatto. Infatti, veramente è una cosa che ho sempre odiato. Avete presente quando facevamo le gare stunt, gare, a una certa ci sono sempre quei due o tre furbacchiotti che capiscono che non sono in grado di guidare, quindi di vincere le gare, e allora cosa fanno? Tornano indietro. E si fanno la pista al contrario. Così loro scopo è prendere i primi o rompere il cazzo comunque a chiunque si trova poi in mezzo alla pista. Su certe tipologie di gare hanno messo la cosa che diventa trasparente, ma non è sempre ben funzionante quella cosa. Quindi cosa hanno fatto? Ultimamente su GTA hanno incrementato l'intelligenza artificiale su GTA 5. Quindi a quel punto, incrementando questa intelligenza artificiale, siamo tra virgolette controllati. Chi andrà, ragazzi, mi sto dilungando perché non ci credo neanche io. Chi andrà contromano nelle gare potrebbe che mi viene da ridere. Potrebbe capitare che vi bannano. Ma non lo dico io, lo dice Rockstar, raga. Io vi lascio anche il link in descrizione di Rockstar, dove andrete a vedere il newswire, dove andrete a vedere tutto quanto. Se volete ve lo leggete con calma, io vi dico le due chicche, quelle più interessanti. Quindi, può capitare che se andate contro la gente guidata al contrario nelle gare, vi bannano o perlomeno vi danno delle punizioni, delle limitazioni. Potrebbe succedere qualcosa di grave o meno grave, a seconda di quanto rompete le palle. Ma la cosa che adesso andiamo a... La cosa che adesso andiamo a... Cioè, la cosa di cui andiamo a discutere, raga, è impossibile. Rockstar, come ben sa, ha creato un gioco dove nelle lobby di GTA Online c'è il delirio totale, ok? Gente che si ammazza in fantasma, gente che prende il laser, prendeva perché ora non hai cannoni, ma c'è una, ci sono altri aerei, quindi gente che prende gli aerei, molto bravi a pilotarli, e ti fanno lo spawn kill. Lo spawn kill, per chi non lo sa, raga, tu spawni. Neanche il tempo di dire oh, sono spawnato, sei già morto, perché il tizio ti ha già trovato. E con i laser era molto facile fare sta cosa se uno era abile. Perfetto, non potrete più farlo.
Perché se voi fate questa cosa e vi prendete un'accelerazione per qualcosa del genere, o l'intelligenza artificiale capisce che tu hai preso di mira un giocatore e gli fai sempre lo spawn kill, ti bannano, oppure ti limitano, oppure ti mandano antisportivo. Raga, è assurdo. Ma non è solo qua, è in tutto. Da quando ci sono state queste nuove politiche, anche su Play o anche su Xbox, se tu entri senza cuffie, avevi nella lobby il microfono attivo. Ora non è più attivo, raga. Perché questo? E dovete andarlo ad attivare voi. Perché capita che magari c'è il player che sta in camera sua, nel salotto, a giocare, bara 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 bara, con la moglie e i bambini. Magari la moglie insulta il figlio perché ha spaccato un bicchiere. Potrebbe essere che il giocatore, siccome dalla cuffia viene captato quella cosa lì, viene bannato. È una cosa che non ha senso, lo so, ma raga, bisogna essere attenti ora a qualsiasi cosa. Se noi siamo tipo nella chat di gioco e insultiamo la gente o parliamo male, l'intelligenza artificiale rileva rischi come ban o altra roba del genere, limitazioni. Ma non è solo qua, raga, tutto il gioco. Questa cosa. Io non sono scioccato. Sono scioccato perché non ha senso farlo adesso. E il senso loro è solo uno. Stanno testando su GTA 5 delle funzioni che troveremo su GTA 6. Quindi, siccome siamo arrivati alla fine, Rockstar stessa dice: ma sai che c'è? Testiamo su GTA 5. Tanto questi sono quattro stronzi che giocano sempre. Noi possiamo anche chiudere gli aggiornamenti, che tanto vanno sempre a giocare. Sempre. E quindi stanno testando questi nuovi metodi su GTA 5 per GTA 6 e stanno rompendo il gioco. E non si rendono conto che così ci stanno comunque allontanando. Perché perlomeno io, come tanti altri che vedo, si sono allontanati. C'è chi porta sempre qualcosa, ma perché magari è tanto grande, si è creato una sua community, bla bla bla. Ma io non c'ho più piacere. Vi dirò di più, ultimamente sto giocando a Red Dead. Che raga, gioco. Giocone, bello, bello, rilassante, ti fa incazzare, ti fa divertire, ha delle funzioni assurde, che tante funzioni troveremo su GTA 6, come già feci vedere in passato delle cose, delle immagini, delle movenze che su Red Dead 2 già abbiamo, che ci porteremo su GTA 6. Raga, è importante anche il cheating, il glitch, il modding. Allora, se voi siete su, non posso dire Play o Xbox, perché avere un mod menu su Play o Xbox lo puoi fare solo se c'hai delle test kit, delle dev kit, console particolari. Ce ne sono po poche al mondo, sono console per sviluppatori. Quindi vabbè. Parliamo di PC. Ma se tu sei un giocatore di PC che ti sei scaricato un mod menu, vai da un player e ci spari con un'arma che hai, tra virgolette, moddato col mod menu, quindi spara qualcosa di strano, o ha delle cose strane, cioè ti bannano. Perché l'intelligenza artificiale capisce che tu hai ammazzato quel giocatore in una maniera che non esiste legalmente nel gioco. Su console, lo sapete bene, non hanno mai bannato nella storia di GTA 5 per i glitch. A meno che tu quel glitch non stai veramente rubando pesante, come il vecchio glitch che si faceva degli appartamenti. Non parlo quello in beef con due console, parlo quello per quello che usciva, che tu compravi, sovrascrivevi e duplicavi i soldi. Quello delle fish, quello che duplicavi le fish, eccetera, eccetera. Con quelli ci sono stati non dei ban, delle ban way. Ti derancavano, ti portavano a zero i soldi, bla bla bla. Ora rischi che il tuo account non lo usi più, perché magari fai un glitch che a loro non gli piace, come la Godmode. Infatti volevo portare la Godmode stasera, non posso, perché ho visto una Godmode in giro funzionante, ma io non me lo prendo il rischio che magari vedete una Godmode da me e poi magari vi bannano. Quindi andiamo avanti. Le leggi su GTA stanno cambiando, occhio a quello che fate, che potreste essere bannati.
dal niente. Per niente, magari perché fate griefing. Raga, cioè, se voi rompete le palle a una persona, rischiate di essere bannati o magari ammoniti. Perché non si capisce bene. Andatelo a vedere, ve lo lascio in descrizione, raga. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di queste nuove leggi, di come sta prendendo Rockstar il suo gioco. E niente, ragazzi, io vi saluto e alla prossima. Sbadabam! Ha ha ha.